Lo aveva annunciato il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi nella settimana della perdonanza e oggi il premio del perdono, istituito dal comune quest'anno per la prima volta, è stato consegnato a Papa Francesco. Non poteva che essere consegnato a lui, al pontefice, che è stato il protagonista della perdonanza numero 728 e che ha aperto la porta santa della Basilica di Collemaggio lo scorso 28 agosto, la prima volta di un pontefice. Questa mattina a Piazza San Pietro a Roma c'è stata la consegna ufficiale di questo riconoscimento, dedicato alla difesa dei più deboli, alla formazione della pace, ispirato all'ascito morale di Celestino V. Il Papa, nel salutare tutti i presenti, ha nominato l'Aquila e la sua delegazione. Saluto e ringrazio la delegazione dell'Aquila, guidata dal vescovo ausiliare e dal sindaco. Il Santo Padre ha accolto in udienza generale la delegazione presieduta dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dal vescovo ausiliare Monsignor Antonio D'Angelo, da alcuni rappresentanti del Comitato Perdonanza, dallo scultore e orafo che ha realizzato l'opera, Paolo Mazzeschi. C'era anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Un momento di grande emozione, certamente, dopo la splendida giornata vissuta col Papa in città, nella quale il Santo Padre ha eletto l'Aquila come capitale del perdono.